Il primo canto dell'inferno, che è il canto proemiale, si apre fuori scena, in un'atmosfera di sogno, in un'atmosfera onirica. E in questo teatro deserto cammina un uomo che è sperduto, un uomo che è smarrito. E quest'uomo porta con sé tutto il suo bagaglio psicologico e con lui, nella sua concretezza di uomo storico, entra la storia nella dimensione dell'eternità. E questo è ciò che contraddistingue e che rende unico il poema dantesco. La vicenda umana ci viene raccontata non attraverso delle astrazioni, delle allegorie, come era tipico della cultura medievale, ma ci viene raccontata attraverso la profonda analisi psicologica dell'animo umano che è di Dante, perché come vide Flaminio Gualdoni, Dante è poeta civile ma allo stesso tempo è scrutatore profondo dell'animo umano. E in questo primo canto c'è un tema fondamentale che si apre, che è il tema della guida. Che cosa significa? Significa che l'uomo, per giungere alla sua piena realizzazione, ha bisogno di un aiuto, ha bisogno di qualcuno che lo guidi in questo cammino. E pensare di poter compiere un simile percorso da solo sarebbe come ritrovarsi accanto a Ulisse, nella sua superbia intellettuale, nel 26esimo dell'inferno.